2, 3, signori! Benvenuti in un nuovo video di Dragon Ball Spark in giro. Siamo alla parte 2, perché la prima è stata parte 0, parte 1. Abbiamo finito tutta la saga degli androidi. Come andrà avanti? Io penso ci sia la saga di Majin Buu. Adesso non ricordo molto bene. Vi ricordo sempre che è la storia di Goku. Una volta finita la storia di Goku, andremo avanti a finire le altre storie. Non devo neanche dirvelo. Lasciate anche un bel like, un bel follow e scrivete anche un bel commento. Vi lascio al video. Continuiamo il nostro cammino. Vamo! Continua! E si riparte, ragazzi! Si riparte da dove avevamo lasciato? Penso storia di Majin. Andiamo a vedere un po'. Cos'è? Sì, perché Goku ha attualmente l'aureola, ok? Grazie a Goku e Gohan, la pace torna finalmente sulla Terra. Goku viene a sapere che Gohan sarà al torneo mondiale, così chiede alla chiaroveggente Baba di farlo tornare sulla Terra per un giorno per partecipare. Là, tuttavia, incontra un altro concorrente, Kaioshin, e scopre che il terribile Majin Buu sta per rinascere. Goku si ritira dal torneo per impedire il ritorno di Majin Buu, raggiunge il mago Bibidi e sconfigge i suoi tirapiedi. Purtroppo Bibidi sfrutta il desiderio di Vegeta di chiudere i conti con Goku per controllare la sua mente. Infatti poi c'è Majin Vegeta, questo qua ragazzi è Majin Vegeta. Eccoci, ci siamo! Bibidi usa i suoi poteri per riportare Goku e gli altri all'arena del torneo. Ah, ma questa è l'arena del torneo mondiale. Guarda che bello Gohan! Bello, bello! Maledizione. Ok, ok. Sì, perché attualmente incurante degli spettatori presenti, Vegeta sfera uno spaventoso attacco, cioè colpo energetico. Goku fa dal suo meglio per bloccarlo, ma esatto, spacca praticamente lo stadio da quel lato lì, me lo ricordo benissimo. Vegeta. Bello, bello. Bellissimo. Si combatte, ragazzi, mi sa, si combatte. Andiamo, 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 andiamo. Vegeta, dimmi che non è vero. Come hai potuto lasciare che Bibidi ti controllasse? Non ho altra scelta ora. Dovrò combatterti. Non è così. Se non l'avessi fatto, non avresti mai combattuto seriamente contro di me. Ho un solo, misero giorno per poterti sconfiggere. Eppure è sorto un ostacolo imprevisto. Solo per questa ragione hai fatto una cosa così assurda? Assurda, assurda hai detto. Per me questo è tutto. Non mi importa un bel niente di Majin Buu. Lui ha osato superarmi. Come? Eppure siamo entrambi Saiyan. Come ha potuto diventare più forte di me? Che sono il principe. Ha avuto persino l'insolenza di salvarmi la vita. Non lo perdonerò mai. Bibidi, portaci dove non c'è nessuno. Ho deciso che combatterò contro Vegeta. Figo. Adesso ci porta in teoria nel deserto, ragazzi. Il combattimento si fa nel deserto. Esattamente. Esattamente così. Bello. Non si combatte? Vegeta e Goku vengono trasportati altrove, ma Bibidi continua ad avere potere sulla mente del principe Saiyan. Tuttavia il desiderio di sconfiggere Goku è così enorme che Vegeta riesce a resistere al controllo mentale del mago. Se sei arrivato a tanto, vuol dire che desideri davvero tanto chiudere i conti con me. Vero, Vegeta? Vamo, si combatte, ragazzi, eccolo. Oh, subito, subito! Si inizia subito! Tappa, 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 con R2. Buono. Corri, 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 corri. Ragazzi, allora io faccio con X. Io in teoria lo inseguo con X. Ma adesso non è che ne so per sicuro. Super Saiyan di secondo livello è questo qua, raga. Oddio. Ok, lo attacco da dietro. Mi piace. Alzati però. Alzati, 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 alzati. Ragazzi, tiro dentro una Super Kamehameha. Eccola, eccola. Mamma mia, del Super Saiyan di secondo livello è bellissima. Non si teletrasporta, questa qua è diretta. Bella, bella, mi piace, va bene, l'abbiamo missato, nessun problema. Bellissima, raga. Ci ritrasformiamo di nuovo. E si pusha. No, ragazzi, ragazzi, questa è brutta, questa è brutta. Ok. Va bene, da dietro, stuccagliela. Va bene, ragazzi, la rifacciamo. Dai, non dovrebbe andarsene ora. La rifaccio perfetta di nuovo. Di nuovo. Madonna, è entrata. Che bella è. Fa 14.984, fa 15.000 di danno. Bellissima. Bellissima. Teletrasporto. Cosa fa se uso il Ah, gli vado dietro, raga. Sì, ma guardate quanto è OP. Sì, ragazzi, è veramente fortissimo. Abbiamo capito tutto. Schianto mentre lo potenzio pure. Oddio, l'entrata, entrata, entrata.
Che figata è! Bellissima! Bam! Questo è col teletrasporto, ragazzi, la Kamehameha! Ma! Bella! Bella, bella! Abbiamo preso un po' di ESP, 15.000 zeni, competenza per Goku. Andiamo! Calma! Majin Buu! C'è Machines! Quindi, in teoria, sblocchiamo pure il Super Saiyan di terzo livello. Calma, 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 una cosa alla volta, una cosa alla volta. Goku vorrebbe sconfiggere Majin Buu con Vegeta, ma il Saiyan gli fa perdere i sensi e gli prende un senso. Dopodiché mette in gioco la propria vita nel tentativo di eliminare Majin Buu. È bellissima! Addio Bulma, Trunks, sì, anche tu, Kakarot. Bellissima sta scena! Wow, questa è una scena mostruosa. Bella. Tuttavia, dopo il colpo devastante di Vegeta, Majin Buu si riprende e inizia a distruggere il mondo seguendo il volere di Babidi. Goku riprende i sensi e, non percependo l'aura di Gohan, pensa che sia morto. Pensa quindi a un piano per sconfiggere Majin Buu. Goku insegna a suo figlio Goten e a Trunks, il figlio di Vegeta, una tecnica chiamata fusione che permette di unirsi e creare un guerriero potentissimo. Sapendo che Majin Buu sta andando a distruggere West City, Goku manda Trunks e recupera il radar del drago di casa sua. Lui nel frattempo si presenta da Majin Buu per guadagnare tempo, così gli mostra la sua nuova trasformazione. Signori, eccola qui. Ce l'abbiamo. Signori, ce l'abbiamo. Direttamente nel fight andiamo. Bello, bello. Calma, calma. È questa sì, ragazzi. Qua in teoria c'è la trasformazione del Super Saiyan di terzo livello. Stuccaglielo. Ah, ma raga, ma combando lì così ti viene fuori un attacco stranissimo. Ok, sto iniziando a capire molte cose. Calma, 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 calma. Questa qua è brutta, ragazzi. Brutta mossa da parte di Majins. Mi ha colpito. No. Bellissima. Fatta da Dio. Mamma, ragazzi, graficamente. Eccolo. Super Saiyan di secondo livello. No, mi sa che questo è il primo. Ok. Ok. Bello, bello questo attacco qua, ragazzi. Mo l'abbiamo combattuto, Io voglio la nuova. Vai. No, mi ha trasformato. Non so come si fa a fare la vera trasformazione, però lo vorrei portare al massimo. No, ragazzi, è bruttissimo. Ok, calma. Massima potenza, vai. Fammi di massima potenza. No, non me l'ha fatto, raga. Ok, diamogli un po' di picchiatelle. No, ragazzi, oh, porca vacca, Ok. Bello. Bellissimo questo cosetto così. Ragazzi, quanto l'abbiamo anticipato. Fa malissimo Majin Buu. Fa di un male. Non va bene. Raga, stiamo subendo un botto. Godo. Massima potenza. Guarda come si è trasformata tutta l'atmosfera, Super Kamehameha. Si è trasformato tutto. L'ho preso. Fa un botto di male. 15.000 di danno te li prendi tutti. Una barra e mezzo un pochettino, Secondo livello. Terzo! Bellissimo. Raga, guardate quanto è bello! Potenziamento al limite massimo. Andiamo. Raga, fa il pugno del drago. Ora lo devi fare. Pugno del drago lo voglio vedere. No, non me l'ha fatto! Voglio vedere il pugno del drago ora. Me lo devi fare. Se non ci penso io... Ma, raga! Peccato che nell'acqua ma si vede! Bellissimo! E così lo shotti. Finita pure con la final! Wow! Wow! E il pugno del drago è sempre bello, sempre bello, sempre bello. Bellissimo. Avanti. Competenza aumentata, la maestria, ok. Babidi, che muore da Majin Buu. Sì. Esatto. Lo sapevamo che andava a finire così.
Goku ha guadagnato tempo a sufficienza, così si teletrasporta indietro. Subito dopo Majin Buu uccide Babidi, liberandosi dal suo gioco. Goku ha consumato una gigantesca quantità di energia durante lo scontro, riducendo di molto il suo tempo di permanenza sulla Terra. Così usa fino all'ultimo secondo per allenare... No, aspetta, scusate. Così usa fino all'ultimo secondo per allenare Goten e Trunks. Per fare la fusione, ragazzi. Il fusion name famoso. Goku, il tempo è scaduto, devi tornare all'altro mondo. Va bene, ho capito. Raga, bello. Che c'è, Goten? Eh sì, perché poi in teoria andranno loro a combatterlo. Ho capito. Vuoi che il tuo papà ti tenga in braccio, vero? Davvero? Perché non me l'hai detto prima? Bello, ragazzi. Bellissimo. Bellissimo. Mi raccomando, Goten, proteggi la mamma. Vai. Bello. Il piccolo Goten. Eh sì, ritorna indietro da Kaioshin. Da Rikaio, perché non dico Kaioshin. Allora, ciao a tutti, ci rivedremo quando morirete anche voi. Guarda Gohan! Eh sì, raga, perché Goku torna nell'aldilà. Qui percepisce l'aura di Gohan e usa il teletrasporto per raggiungerlo nella terra dei Kaio, dove si sta allenando. Gohan spezza poi per caso il sigillo che ha ottenuto bloccato per 15 generazioni il precedente Kaioshin, e lui libera il suo potenziale latente. Bello, la fusione! No! Bellissimo. Gotenks. Bello. Ecco a voi Gotenks. Nel frattempo sulla Terra Goten e Trunks si fondono dando vita a Gotenks e si scontrano con Majin Buu, ma non riescono a sconfiggerlo. Gohan torna poi sulla Terra con la sua nuova potenza per sconfiggere Majin Buu. Goku lo saluta e guarda lo scontro dalla Terra di Kaio. Purtroppo anche Gohan si trova in difficoltà perché Majin Buu diventa più forte assorbendo Gotenks e Piccolo. Goku resuscita grazie al sacrificio del vecchio Kaio e torna sulla Terra con i suoi orecchini Potara, capaci di dare vita a una tecnica ancora più potente della fusione. Goku vorrebbe usare gli orecchini Potara per fondersi con Gohan, ma questo viene assorbito da Majin Buu. La situazione è critica. Eh sì, è bello, raga. La chiaroveggente Baba riporta Vegeta sulla Terra. Goku gli chiede di fondersi con lui, ma Vegeta rifiuta categoricamente. Tuttavia, sapendo che Majin Buu ha ucciso Bulma e assorbito Trunks, Vegeta cambia idea. Eh sì, ragazzi. Eh sì, ragazzi. È quel momento. Vi ho trovato. Vegeta! Bellissimo! Dammelo presto. Fammi vedere l'animazione perché qua me la devo godere. Bello Majin Buu con la fusione di Gohan. No! Vegeta, diamoci dentro. Eccola! Bellissimo! Eccola lì! Vegito. Veget, come lo volete chiamare, ragazzi? Bella, quanto mi piace quando si muove Vegito. Calma. Impeto scatenato, cannone. Fermi. Stuccagliela. Trasformazione Super Saiyan. Bella! È fortissimo, ragazzi. No, no. Allora, ragazzi, Majin Buu è fortissimo veramente tanto. Ok? Ma busco un bel po'. Ok, ora glielo devi fare però. No, non avevo abbastanza. No, raga, l'ho presa proprio tutta in faccia. È un problemone. Calma, non si risveglia più. Chill, fermi. Gesto finale, colpo minima. Signori, si va. È il raggio fendente l'azione finale. Eccola qui. Mamma mia, ragazzi. Guardate il movimento. Ecco il raggio fendente. Prendi questo. Lo prende. E adesso caccia in teoria la spada. Lo fa. Quel raggio enorme. Bellissimo. Eccolo. Bello. Bello, raga, che animazione. Non so cosa dire. Bruttissimo. Oddio. Come Gotenks. No, è vero che li fa pure lui. Bruttissimo. Calma, ci siamo salvati. Gesto finale. Oddio. Siamo carichi un bel po', raga. Abbiamo vinto. Calma, non ho fatto niente. Quando finiscono i fight sono brutti, raga. Speriamo che funzioni. Buona, un po' di maestria aumentata, livello giocatore aumentato. Salvataggio, calma.
calma. Ok, e li ha fatti riuscire tutti quanti di nuovo. Perché mo ci sarà una minaccia più grande da affrontare, ragazzi. Veget riesce a sfruttare l'occasione per farsi assorbire da Majin Buu. In questo modo poi può finalmente portare in salvo Gohan e gli altri. Tuttavia, quando estraggono anche la forma originale di Majin Buu, quello che li ha assorbiti si trasforma in un essere privo di qualsiasi controllo, diventato l'incarnazione della distruzione totale, minaccia di distruggere la Terra. Ebbene sì, Kid Buu, ho detto bene. Kaioshin riesce a far fuggire Goku e alcuni dei suoi amici sulla terra di Kaio, ma Majin Buu impara all'istante il teletrasporto e li segue. Ha iniziato la battaglia che deciderà il futuro dell'universo. Signori, questa è una grande battaglia, perché ci abbiamo dentro Goku di terzo livello. Bella. Senti come parte il cazzo già sotto. Buonissimo. Ok, calma. Ragazzi, quanto è forte però Goku. Cioè, sincero, ma Goku è proprio rotto. Cioè, non so com'è il competitive di questo gioco, ma... Ok. Bello, 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 calma. Potenziamento a livello massimo. Ok, facciamo... Fermi, non ancora possiamo... Ah, mi sono preso una Kamehameha addosso, raga. Brutta questa Kamehameha. Rialzati, Goku. Sei più forte. Buona. Adesso si pusha, raga. Si pusha, non ci può far male. Si fa una Kamehameha e si va di pugno del drago. Ora. Così. Subito, per prendere un pochettino di conoscenza. Bello. Raga, parte l'animazione bellissima. Guarda il drago Sherron tutto d'oro. Mamma mia, bellissimo. Ok, gli abbiamo tolto un bel po'. Adesso ci serve un altro potenziamento al massimo e dobbiamo pushare con quello. No, brutto. No. No, ragazzi, qua prendiamo danno. Forza Kakarot, sei tu il numero uno, dice Vegeta. Porca miseria, raga, la palla finale di Kid Buu. No, rialzati, Goku, rialzati. Ok, calma. Buono. Ok. Ragazzi, fa di un male. Teletrasporto. Ce l'abbiamo, il teletrasporto dietro. Ok, calma. Buonissimo. Bello. Bello. Deve caricare. Super pugni. Che cos'è, ragazzi? L'ho potenziato pure? No, l'ho lasciato. Ma che cosa fa? Ok, super pugni di nuovo. Voglio vedere che cos'è. Bello. Ok. Adesso tira dentro tutte le botte. Bellissimo. Non fare complimenti e dare il colpo di grazia. Ragazzi, lo tiriamo al massimo. Io ve lo dico, dobbiamo farlo con la mossa finale però, Se me lo fa finire. In teoria non muore così Majin Buu, però... Calma. No. Ho perso? Troverò il modo di fermarlo per un minuto. Nel frattempo tu accumula energia, capito? No, ha fatto tutto bene. Calma, abbiamo sbloccato pure un nuovo costume. Bello. Ok, competenza, avanti. Eccolo, Mr. Satan! Vegeta cerca di guadagnare tempo, ma viene sconfitto da Majin Buu. A quel punto Mr. Satan si fa avanti dichiarando che sarà lui a eliminarlo. Majin Buu cerca di uccidere Mr. Satan, ma il Majin Buu originale si separa da lui e inizia a difenderlo. Bellissimo, tuttavia nemmeno lui riesce a resistere a lungo. Goku che cerca di accumulare energia è esausto e non riesce a mantenere la sua trasformazione. Vegeta sorride sarcasticamente pensando a quella situazione disperata, ma ha un'idea. Kaioshin, Dende, state vedendo tutto in quella vostra sfera. Vegeta chiede a Dende di ordinare ai Namecciani di riunire le sfere del drago, poi far rinascere la Terra e tutti quelli che hanno ucciso Majin Buu. Per una volta lascia che i terrestri si prendano alla loro responsabilità. Calma. Procediamo subito a preparare la sfera Genkidama. Bellissimo. Bellissimo, ragazzi, perché si inizia ora. Anche se riuscisse ad accumulare l'energia di ogni abitante della Terra, non sarebbe comunque sufficiente a sconfiggere Buu. Dovranno darti tutta la loro energia, non solo una parte. Vegeta, sono molto contento che tu abbia scelto la mia sfera Genkidama come colpo di grazia. Avanti, parla. Non ti sentiranno solo i terrestri, ma tutta la gente della galassia. Meglio così. Ascoltatemi, terrestri. Bravo Vegeta, non me l'aspettavo. Avanti, datemi l'energia che potete, per favore. E ora prepara la Genkidama finale. Eccolo lì, ci siamo. Via.
Bello, ragazzi. Questo qua è una grandissima scena. La trasformazione di Super. Sei straordinario. Hai lottato da solo e hai quasi vinto. Spero che la tua reincarnazione sia una brava persona, perché voglio combattere ancora con te. Ebbene sì, ragazzi, ritornerà. Nel frattempo diventerò più forte allenandomi severamente. Bello, ragazzi, ci vediamo. Ebbene sì, viene sconfitto così Kid Buu. Bellissimo. E ritornerà, ragazzi, ritornerà questa reincarnazione. Non so se la fanno vedere. Il Majin Buu malvagio viene sconfitto dalla sfera Genkidama. E Goku e gli altri fanno ritorno sani e salvi sulla Terra. Tutti i loro cari sono lì ad accoglierli. Compresi i familiari. Quindi adesso resterei qui. Potremmo vivere come una vera famiglia. Ora che voi tre siete tornati, non ve ne andrete più? Certo, non vedo l'ora di tornare sul monte Paozu e assaporare di nuovo le cornie di Kiki. Ehi Kiki, che ti prende? Goku è tornato in vita e ha sconfitto Majin Buu. Ora può finalmente tornare a vivere con la sua famiglia facendo il padre. Non fanno vedere però della reincarnazione. Non so il perché. Eccolo! Personaggio sbloccato. Vedete qua sopra, ragazzi? Lui è il personaggio. Lui è Ub. E questa è la reincarnazione effettiva di Majin Buu. Bene, abbiamo la saga di Beerus e risoluzione di Freezer. Quindi andiamo in super così, eh? Va bene, domani faremo Beerus, ragazzi. Detto ciò, ragazzoni, abbiamo completato anche tutta la saga di Majin Buu. Da domani ci iniziamo super, sempre storia di Goku, con Beerus e Freezer, che saranno i film alla fine che riguardano Super. Penso ci sia la trasformazione God, Freezer dorata, Beerus faranno quel combattimento nella galassia bellissimo, come nei film, ragazzi, non voglio spoilerare ancora. Io vi saluto e vi ricordo ogni giorno un video alle 13, uno shorts alle 14 e tutti i giorni in live dalle 15 in poi. Ragazzoni, statemi bene, un saluto. Ciao ragazzoni!